Ciao ragazzi, sono Mattia. Oggi vi voglio mostrare cosa c'è dietro ogni mio video a partire dalla pianificazione. Sono una persona molto organizzata e ordinata, quindi ho sempre la necessità di dovermi appuntare le idee riguardanti i miei futuri video. Inizialmente ho sempre utilizzato il classico metodo carta e penna, però da un po' di mesi a questa parte ho scoperto l'esistenza di Notion, che io chiamo secondo cervello perché mi appunto tantissime cose, tra cui anche la pianificazione di YouTube. Oggi infatti vi voglio far vedere questo documento su Notion e vi voglio spiegare come l'ho organizzato, e ho anche deciso di lasciarvelo gratuitamente nella descrizione. Iniziamo subito così vi faccio vedere questo fantastico documento. Bene ragazzi, questo è il planner di YouTube che ho creato. La prima cosa che vediamo è il planner di video. Il planner di video si divide in nome del video, il tema, lo stato, la piattaforma, l'andamento e la data. Adesso vi faccio vedere una pianificazione passo per passo di un eventuale nuovo video. Andiamo su New, rinominiamo il nostro video, in questo caso io lo chiamo video 1. La prima cosa che dobbiamo fare è aprire il progetto del video. Si aprirà questa pagina, di cui la prima parte non la andremo a guardare adesso, ma andremo a guardare la seconda. In questa zona noi dovremo aprire Video Project. All'interno di questo documento troveremo dei metadati che sono molto importanti per il nostro video. Ad esempio la logline, qua bisogna scrivere qual è lo scopo del video. Nelle referenze bisogna dire se c'è richiesta per questo video, oppure guardando dei video su YouTube bisogna capire cosa possiamo offrire noi in più rispetto ad altri per creare quel contenuto di qualità. Poi ci sono i metadati del video, quindi il titolo, la descrizione, parole chiavi e referenze della musica se avete messo della musica senza copyright. E poi sotto c'è lo script del video, quindi tutta la struttura del video. Qua andrete semplicemente a scrivere la vostra introduzione, il vostro svolgimento, se volete mettere una shortlist, quando metterla, e poi vabbè, chiaramente l'outro. Questo documento si può applicare ad ogni progetto di ogni video. Dopo c'è il tema, e nel tema possiamo mettere ad esempio che è un vlog sulla produttività. Potete decidere se mettere se l'avete iniziato, in progresso o completato, e su che piattaforma andrete a caricarlo. Ad esempio questo video qua vogliamo caricarlo solo su YouTube, lo metteremo solo su YouTube. Una volta che il video è stato finito, metteremo che è completato e potremo tenere sotto occhio l'andamento del video, scegliendo tra fail, normale, perfetto, virale. Ad esempio questo video qua facciamo che è andato malissimo e che l'abbiamo pubblicato il giorno 31. Sotto il planner dei video possiamo trovare la tabella delle iscrizioni. Questa tabella ha lo scopo di monitorare le iscrizioni e di segnarne l'andamento. Quindi ad esempio ad agosto avevo 63 iscrizioni, a settembre mettiamo che ne ho 70, e l'andamento mettiamo in crescita. Sotto la tabella delle iscrizioni invece ho inserito la timeline dei video. Questa timeline ha lo scopo di monitorare quanti video hai caricato nei vari mesi. Io ad esempio lo utilizzo sempre con la visione annuale, quindi da gennaio a dicembre, così vedo quanti video ho fatto uscire nei vari mesi. L'ultima tabella che ho inserito è la tabella riguardo all'attrezzatura. Questa tabella ha lo scopo di segnare l'attrezzatura di cui voi avete bisogno e di poter mettere delle priorità sulla necessità. Ad esempio, avete la necessità di comprare un corpo macchina? Allora nella categoria necessità metterete che è un must. Mentre ad esempio dovete comprare una seconda luce video o una terza luce video, nella categoria necessità metterete non ora oppure utile, così quando ne avete la possibilità andrete a comprare questo tipo di attrezzatura. Bene ragazzi, questo è il documento che ho creato e che voglio condividere con voi. Chiaramente non è un documento che è complesso, perché su questo programma si possono creare cose molto più complesse rispetto a questo semplice documento, però questo planner di YouTube per me è stata una svolta, perché in qualsiasi situazione io posso accederci. Ad esempio c'è anche l'applicazione, quindi se sono in giro e mi viene in mente un'idea per un video posso aprire l'applicazione, segnarmi la mia idea per poi rivederla a casa. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine del video. Vi ricordo che nella descrizione trovate il planner di YouTube gratuito. Iscrivetevi, attivate la campanella, mettete mi piace e se avete dubbi o domande lasciatemi un commento. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.